Ti farebbe comodo un sistema di controllo scadenze che invii in automatico una mail di notifica ad un tuo cliente, fornitore o collega? Puoi crearlo da solo con i fogli di Google con 10 righe di codice JavaScript. Ti mostro subito come fare. Nel foglio di Google dove hai la tua lista dei contatti, comprensiva di una colonna contenente l'indirizzo email del destinatario e un'altra con la data di scadenza di una richiesta o di un ipotetico servizio, ti basterà accedere all'editor di script dal menu Strumenti, Editor di script. Una volta aperto l'editor, sarà subito possibile iniziare a scrivere il codice, che in breve dovrà recuperare il contenuto del foglio per analizzarlo. Nel caso specifico, si tratta dei valori contenuti nelle tre colonne appena viste, ma in una situazione reale saranno presenti molte più informazioni. In ogni caso, non cambierebbe niente, basta conoscere la posizione nel foglio delle colonne che ci interessano. Le operazioni da effettuare sono quelle di verificare, per ogni riga, se la data di scadenza indicata risulta passata rispetto alla data odierna. In tal caso, invia una mail di notifica all'utente. Questi passaggi possono essere creati con solo 10 righe di codice. Crea una variabile che mi contenga la data odierna e una per tutti i dati presenti nel foglio attivo. Il contenuto di questa variabile sarà un array bidimensionale, ovvero per ogni riga i valori delle colonne saranno raggruppati tra loro. Per questo motivo, applicando la proprietà length a tale variabile, posso conoscere il numero di righe presenti nel foglio. Creo pertanto un ciclo for in modo da processare ognuna di queste righe. Ad ogni iterazione recupero il valore della data di scadenza e lo inserisco in una variabile che utilizzerò per verificare se è maggiore o inferiore alla data corrente. Il risultato di questa operazione restituirà un valore boolean, ovvero true o false. In base a tale valore, nel caso specifico, se è true, mi basterà una sola riga di codice per inviare una mail di notifica al destinatario, con oggetto e contenuto del messaggio personalizzato. Lo script è concluso. Aggiungo giusto una riga di log per verificare che tutto funzioni correttamente. La prima volta che lo script viene eseguito, richiederà di autorizzarlo, dopodiché sarà pronto all'uso. Basterà eseguire la funzione, che per facilità di riconoscimento rinomino in invia notifica scadenza, e verificare nel log se i controlli sono andati a buon fine. Viene infatti segnalato l'invio della mail a Michele Pisani, poiché è l'unico utente dei tre che risulta avere la data di scadenza del servizio passata rispetto a quella odierna. Controllando la casella di posta, infatti, ecco il messaggio che mi è stato notificato. Ho ridotto il codice al minimo per mostrare come bastino poche righe per ottenere sistemi solidi e funzionanti. A scanso di equivoci, il codice in questione può essere leggermente ottimizzato seguendo le best practice dello sviluppo, ad esempio creando una variabile contenente la lunghezza dell'array da usare poi nella sua condizione e definendo all'esterno del ciclo le variabili che sto dichiarando con var all'interno di esso. Questo perché facendolo all'interno verranno ricreate ad ogni interazione che è ridondante. Con questo voglio anche sottolineare come questo tipo di sensibilità, per progetti come quello appena visto, possono essere trascurate in ottica di programmazione rapida semplificata, che è l'obiettivo del corso JavaScript atipico che trovi nel mio canale. Massimo risultato, minimo sforzo. Per completezza di informazione, al fine di evitarti di eseguire ogni giorno questa funzione in modo manuale, puoi impostare un apposito trigger dal menu dell'editor di script, che prevede l'esecuzione della nostra funzione a cadenza giornaliera in un range di orario desiderato, ad esempio tutti i giorni dalle 7 alle 8 di mattina. Come visto, è possibile ottenere grandi risultati in una manciata di minuti e con poche regole JavaScript. Nel prossimo video integrerò questo esempio sincronizzando quello che si trova all'interno dei fogli di Google in Google Calendar. In questo modo sarà più facile essere allineati sulle prossime scadenze. Come sempre, spero di esserti stato utile. Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto per rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video e a presto! Ciao!